Milano Yoga Festival è nata dalla mia profonda e totale convinzione che lo yoga faccia bene alla vita e all'esistenza dell'individuo. Io sono la prova di come lo yoga abbia migliorato un individuo particolarmente stressato. Faccio yoga da 15 anni e organizzo eventi, e quindi mi è sembrato naturale in questo momento così agitato che viviamo far partecipare più gente possibile a questa pratica, lo yoga, che ha dei benefici tangibili e immediati su chi la pratica. Siamo giunti alla terza edizione a Milano e abbiamo all'attivo una prima edizione a Roma appena passata. Il percorso è stato tutto in crescita. E il primo anno, 3 anni fa, abbiamo iniziato, era un po' una scommessa. Nessuno pensava che il mondo dello yoga, che è così chiuso, si potesse ritrovare in un modo comunitario, in un modo così aperto, e condividere insieme esperienze e emozioni e pensieri. Il primo anno abbiamo avuto 2.900 presenze, il secondo anno, l'anno scorso, 4.000, e quest'anno pensiamo di arrivare o forse superare i 5.000, quindi una tendenza alla crescita direi esponenziale. Io penso che lo yoga sia una disciplina contemporanea, anche se nata 10.000 anni fa, si adatta ai tempi in cui viviamo perfettamente, perché è portatrice di equilibrio, di consapevolezza e di attenzione al proprio io interiore. Non penso che sia un trend destinato a passare, pensiamo che sia un trend destinato ad aumentare, proprio perché fornisce gli strumenti per governare i tempi così confusi, agitati e stressati che stiamo vivendo. Quindi personalmente mi auguro che più gente possibile inizi a praticare, a avere un approccio allo yoga, perché è una disciplina veramente, veramente importante e utile. Dopo il Festival di Milano e quello di Roma, abbiamo in programma di puntare su Palermo, dove c'è una grossissima comunità yogica che amerebbe molto avere una manifestazione così straordinaria nella loro bellissima terra. Vedremo cosa ci porterà il 2009.